giornata di comprare un Soul Silver. In questa parte andremo a Zafferanopoli, la seconda città di Kanto. Intanto battiamo questa. Bene, abbiamo battuto quell'allenatrice. Adesso battiamo anche questo allenatore. Bene, adesso per andare a Zaffinaropoli bisogna entrare in questo tunnel sottopassaggio. E siamo arrivati a Zaffinaropoli. Zafferanopoli sarà una città abbastanza grande, ma non è che ha molte funzionalità. Al suo interno ha solo la Silpa SPA, il dojo Lotta e la palestra di Zafferanopoli, appunto. Infatti noi andiamo subito nella palestra. Ma prima mettiamo Psimiao come primo Pokémon. Bene, entriamo. E andiamo subito in questi teletrasporti. Bene. Però ci saranno anche degli allenatori a rompere un po'. Adesso prendiamo questo teletrasporto. Sì, teletrasporto. Teletrasporto qui a sinistra. Andiamo qua sempre a sinistra. Poi andiamo di nuovo a sinistra e qui andiamo giù, ma prima battiamo questa allenatrice. Bene, andiamo qua e poi saremo arrivati qui dalla capopalestra. E sfidiamola anche, Sabrina. Ti stavo aspettando. 3 anni fa ho avuto una visione del tuo arrivo. Vuoi la mia medaglia? Non amo lottare, ma è il mio dovere di capolessere offrire medaglie. Dimostra di meritarle. Se questo è quello che vuoi, ora vedrai i miei poteri psichici. Metterà un Espeon contro un Espeon. Usiamo una bella palla ombra. Anche lui userà una palla ombra, anzi la usa calmamente. Adesso io gli userò una palla ombra invece, però lei si ricarica anche. Usiamo palla ombra. E Espeon è andato. E mette la Kazam al 55, è abbastanza forte per i nostri Pokémon che stanno al 51, così. Cos'era il 53? Mette Mr. Mime. Anch'esso al 53 come il nostro Psimiao. Che ha una bella palla ombra. Poi ne usiamo un'altra e Mr. Mime va a KO. La tua forza è molto maggiore di quanto credessi, ma forse non si può predire perfettamente il futuro. Ok, hai vinto, hai guadagnato la medaglia palude. Si avvicina la medaglia palude. Grandi. In altre parole, hai superato i miei superpoteri. Ti meriti questa suprema macchina tecnica. Ho ottenuto MT48. Al suo interno c'è Baratto, una mossa che scambia l'abilità dei tuoi Pokémon con quella di un avversario, in onore della tua nuova sfavillante carriera di campione. Bene, adesso andiamo qua, in questo teletrasporto, e usciamo dalla palestra. Bene, comunque, nella prossima parte avrò dei Pokémon allenati. Perché adesso non sono molto allenati. Comunque adesso vi saluto. Alla prossima parte. Ciao.